Il laboratorio ha fatto straordinari avanzamenti in queste decadi. Adesso, in epoca anche di big data e di intelligenza artificiale, il nostro compito è di raccogliere tutte queste informazioni e farle avere al clinico e al paziente in modo più esaustivo e più chiaro, in modo che siano veramente utilizzati, una volta ben interpretati, per la diagnosi precoce, per la terapia mirata e per avere esiti di salute per un sistema che sia sempre più sostenibile. La sostenibilità passa anche attraverso la razionalizzazione dell'informazione di laboratorio. Diagnostica ha un ruolo essenziale nell'ottimizzazione del percorso terapeutico perché consente di arricchire delle nicchie di pazienti che sono selezionati sulla base di una specifica alterazione genetica e quindi di personalizzare il trattamento. Con questo tipo di approccio noi stratifichiamo i pazienti. Li selezioniamo sulla base dell'alterazione molecolare di cui il loro tumore è portatore e prescriviamo dei farmaci altamente selettivi su quel bersaglio, massimizzando il beneficio clinico e minimizzando gli effetti collaterali. Per far sì che la diagnostica funzioni in maniera efficace ed efficiente, c'è anche bisogno di personale adeguato e strutture adeguate. Quindi io dico sì, benissimo, le tecnologie supportiamole, ma la sottolineatura fondamentale è che poi ci siano centri e persone, personale specializzato, che siano in grado di utilizzare al massimo e di valorizzare al massimo tutte queste tecnologie e quindi utilizzare al massimo gli strumenti nuovi ed efficaci che la diagnostica ci sta mettendo a disposizione.